Ci troviamo di fronte al punto vendita Extra Prometo, che quest'oggi è stato inaugurato in maniera ufficiosa, visto che il punto vendita qua a Montecchio in via Roma Vallefoglia è già operativo da diversi mesi. Un punto vendita che accoglie le cliente rigorosamente in questo momento a causa del Covid su appuntamento, una celebrazione, questa inaugurazione in maniera, come detto prima, ufficiosa, che è stata eseguita sempre rispettando le normative di questo momento, quindi mascherina, igienizzazione delle mani e rispetto delle distanze, e andiamo a sentire le interviste ai protagonisti. Sì, noi siamo qui nel territorio da diversi anni. Attualmente abbiamo fatto questa scelta di riaprire un punto fisico anche a Vallefoglia dopo aver l'anno scorso, esattamente 12 mesi fa, aperto il primo store a Pesaro. Questo perché questa società ha dimostrato di essere una società di rottura in un mercato che fino adesso era gestito da pochi, e di conseguenza siamo riusciti a dare ai nostri clienti una forte possibilità di risparmio con queste nostre offerte, ma soprattutto dando un servizio sul territorio in un comune come Vallefoglia, che è diventato ormai un aspetto importante per la nostra città. Come si organizza il lavoro in questo momento un po' complicato? Beh, logicamente è un momento difficile un po' per tutti, però noi abbiamo sempre mantenuto ormai dall'inizio di questa pandemia quelle che sono il distanziamento. Infatti le persone sono obbligate, come in tutti i posti, a entrare uno alla volta mantenendo il distanziamento, e di conseguenza l'operatore riesce a lavorare one to one con una persona alla volta, o, come spesso accade, perché noi facciamo un servizio smart con i nostri clienti, di fissare degli appuntamenti personalizzati, e di conseguenza l'ufficio rimane in altri orari fuori ufficio disponibile per i clienti. Sindaco Palmirucchielli, questa mattina qua l'inaugurazione in maniera ufficiosa, visto che il punto vendita comunque di Extra Prometo è aperto da diversi mesi in via Roma qua a Montecchio, aziende che continuano ad investire nel territorio di Vallefoglia. Sì, per noi è importante l'apertura di nuove strutture e anche di concorrenza nel gas, metano, energia, telefonia e così via. Non c'è più un monopolio che dovrebbe andare, diciamo, a vantaggio dei cittadini, della comunità, dei territori. Questo, come cerco di ricordare sempre, in territorio, e nonostante il Covid in forte movimento, in forte espansione, dove gruppi importanti investono, e quindi è un territorio che può continuare a crescere. E passata questa maledetta buriana, che è quella del Covid, speriamo si possa ritornare alla pienissima occupazione, perché è chiaro che quando la gente ha lavoro, benessere, servizi e competizione, perché una sana competizione è sempre importante nella vita di ognuno di noi, aggusta l'ingegno e ci fa fare le cose nel migliore dei modi. Quindi è un fatto importante. Sono diverse le attività che, nonostante questo periodo difficile, nonostante il periodo di crisi, hanno il coraggio di investire e di guardare al futuro con fiducia nonostante le difficoltà. Noi non ci siamo fermati, ecco, noi usiamo inaugurare con un piccolo momento conviviale l'inizio di un'avventura commerciale con i nostri partner. L'abbiamo fatto con questa intervista, con questa presenza, diciamo, in sordina, diciamo, però vogliamo dare il segnale, appunto, come dicevi, che si riparte, no? Che se, no, ci siamo fermati e non ci facciamo prendere dalla paura e continuiamo a collaborare con i nostri partner per svilupparci, per ampliare, per portare servizi alla cittadinanza in questo posto che vedo molto vivo, molto, e su cui noi abbiamo scommesso, insomma, ecco, già con l'apertura di Pesaro e ora qui a Vallefoglia. Un posto che, come parlava anche poco fa con il sindaco Palmirucchielli di Vallefoglia, conta diversi abitanti e per un'azienda che offre servizi è bingo. Sì, ho avuto l'onore, insomma, il sindaco mi ha detto che abbiamo visto giusto, ecco, io lo ringrazio perché abbiamo visto in questo luogo
che ci sembra raccolga molte realtà produttive, molti cittadini, insomma un'occasione per noi di sviluppare e di portare i nostri servizi e credo anche le nostre best practice.